Buonasera, sono qui al Fanta Festival, un evento che comunque piace, a me piace e incuriosisce. Sarò sincero, il genere fantasy, horror non è il mio genere preferito, ma come dico sempre, non conta tanto il genere quanto la scrittura, quanto il film. Cioè, un film che sia tale arriva al di là del genere, quindi incuriosisce anche vedere questo, no? Cioè, i vari generi, come sviluppano le storie e come quindi vengono scritti, girati, montati e quindi realizzati. Parlando di me, vorrei fare un piccolo flashback a settembre, dove a Venezia è stato presentato il film Anna, diretto da Andrea Pallauro, dove la protagonista è stata una fantastica Charlotte Rampling, la quale ha vinto la Coppa Volpi per lo stesso film. Io lì avevo un piccolo ruolo accanto a lei, proprio dove lavoravo in francese. E è stata una grandissima soddisfazione conoscere una diva come Charlotte, lavorare con lei e vedere quanto una persona possa essere vera e professionale sia sul set, sul lavoro, sia fuori dal set. Per quanto riguarda il futuro, invece, ho in uscita il 9 febbraio il film Le grida del silenzio, dove sarò protagonista, un film appunto indipendente, diretto da Alessandra Carlesi, e qui ritrovo qualche elemento fantastico di fantasy, di horror, di noir. Insomma, non vorrei spoilerare troppo del film, però in qualche modo c'è un richiamo a questa tematica qui. Quindi ecco, questo per dire che non è un genere che amo, ma un genere che, se la storia è tale, se la storia funziona, mi appassiona, mi permette di lavorare e di esprimermi, insomma, spero al meglio. Vedendo ad esempio la scia appunto di Gomorra, Suburra, mi piacerebbe essere preso da un regista stravolto e poter lavorare sulla rozzezza di un personaggio, su magari qualche personaggio sporco, qualche personaggio dannato, maledetto. Ecco, sento il desiderio di affrontare quel tipo di personaggio lì, però veramente questo è uno dei tanti desideri, quindi non saprei dirtene altri, perché ce ne sono tantissimi. Vorrei lavorare con tutti, veramente, ho proprio l'urgenza veramente di raccontare storie, di interpretare storie. Esempio, registi che ultimamente abbiamo visto, ecco, restando nel cinema italiano, c'è, cioè, per esempio Mainetti, o piuttosto Matteo Rovere, tanti, ce ne sono tanti altri, ecco, con i quali vorrei lavorare, vorrei insomma collaborare con loro. Secondo me in questo momento di lavoro ce n'è, bisogna, ecco, saperlo trovare, selezionare e quindi realizzare. Il periodo, ecco, secondo me, dal mio punto di vista, io avrei preferito, ecco, io vorrei essere il Marcello Mastroianni di Federico Fellini, ecco, vorrei essere nato in quel periodo lì e aver collaborato con un genio, per esempio, come lui. Ma questo non vuol dire che oggi non ci siano geni, oggi non ci siano talenti, anzi, però ecco, in quegli anni era veramente eclatante che un regista così talentuoso, così geniale venisse fuori.